Sono Mario, siamo di Luna Rossa Vini e Passione, la cantina sulle colline salernitane a Giuffoni Valle Piana. Siamo felici di essere entrati in Proposta Vini, presento brevemente il territorio. La nostra zona, i nostri vigneti sono a un'altezza di 150 metri sul livello del mare fino a 350 metri. Di natura totalmente argillosa con piccole influenze di materiale calcareo, e la nostra viticoltura è una viticoltura sostenibile, ovvero non siamo certificati bio ma lavoriamo le uve secondo i protocolli biologici, in quanto abbiamo solo conferitori ma non abbiamo ancora vigneti di proprietà. Le uve utilizzate, diciamo, i vini prodotti sono a base di aglianico e fiano con varie espressioni e con varie declinazioni. In Proposta siamo presenti con la linea Costa Cielo, che sono un aglianico, un fiano e un aglianico rosato, vengono lavorati in modo classico ma affinati in anfore da affinamento. Il Rosso Marea, che invece è un aglianico con un blend, con una quota, una piccola parte di primitivo, classico affinamento in barrique per due anni e mezzo, acciaio e poi tanta bottiglia. Poi arriviamo ai due vini di punta, il Borgomastro e il Quartale. Il Borgomastro è l'aglianico più importante, che esce solo nelle annate giuste, ovvero annata 2015, annata 2012, fino ad arrivare alla 2007. E il Quartale invece, che è il nostro fiano di punta, perché è il fiano che ci ha fatto conoscere al panorama italiano, in quanto è un fiano fermentato in anfora con la buccia, la polpa, come si fa un vino rosso, un anno di affinamento in legno e un anno di bottiglia prima di uscire sul mercato. Nel 2007, quando abbiamo iniziato a fare il Quartale, la prima annata del Quartale in anfora, è stata la scelta dell'utilizzo dell'anfora, perché ci siamo guardati intorno, abbiamo guardato prima di tutto il nostro territorio, che è pieno di fornaci, i nostri vigneti, i terreni dei nostri vigneti sono di natura argillosa, ma anche i musei, Pestum, Ercolano, ci ha dato vita, ci ha fatto spingere sull'utilizzo di questo contenitore. Ma fondamentalmente l'anfora agisce in modo positivo sul vino, prima di tutto perché l'argilla è un materiale neutro, a differenza dell'acciaio invece, che è un metallo, ha degli interscambi con il vino. Riesce a mantenere bene la temperatura e microossigena il vino come il legno, ma non cede aromi a differenza del legno. Quindi abbiamo visto che con il fiano, essendo un'uva molto propensa alla macerazione, a un connubio siamo riusciti a ottenere un'espressione del fiano in maniera particolare, e quindi bisogna solo berlo per provarlo.